Le idee spiegano le ali. Con questo claim, l'americana TED, acronimo di tecnologia, intrattenimento e design, nata come azienda commerciale ma poi mutata in ente non profit, si è presentata stamattina all'interno del Palazzo dei Priori di Fermo. Quando è nata TEDx? È nata negli anni 70 negli Stati Uniti, in California per essere più precisi, e poi negli anni 2000 è sbarcata, come dice lei, in tutta Europa, e nel 2008 è stato organizzato il primo TEDx in Italia. E da allora oggi ne organizziamo una quarantina più o meno nelle varie città italiane, e finalmente siamo arrivati anche a Fermo. Che cosa è TEDx? Ci sono due tipi di convegnistica, una a tema, quindi ci sono dei TED, o meglio TEDx, che affrontano un singolo tema, quindi con relatori che parlano di un singolo argomento in maniera a volte anche diametralmente opposta, oppure ci sono quelli geografici come il nostro, dove invece abbiamo invitato 8 relatori di 8 settori diversi a raccontarci 8 bellissime storie in campi diversi, quindi dallo sport alla medicina, all'intrattenimento, alla tecnologia, alle frecce tricolori, e poi un po' di sorpresa ve la lasciamo. Perché una persona dovrebbe venire a un convegno della TED? Bella, una bellissima domanda, anche perché io per primo mi sono chiesto questo quando ho visto negli anni 2007-2008, quando coloro che venivano dagli Stati Uniti avevano partecipato a eventi TED erano particolarmente entusiasti. E io che mi occupo di convegnistica, ho partecipato come relatore a oltre 500 eventi, mi sono chiesto per primo perché avrei dovuto farlo. Poi la risposta è stata, come dire, sul campo. Ho partecipato a un evento e da lì mi sono letteralmente innamorato professionalmente, perché è un'occasione unica per poter trovare degli spunti, delle idee che meritano di essere condivise. Io lì mi sono arricchito professionalmente e personalmente ad ogni momento. La conferenza ha visto la partecipazione del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l'assessore alla cultura Micolo Lanzidei e l'assessore allo sport Alberto Maria Scarfini. È un momento culturale molto importante, nato da un incontro particolare, e discutendo abbiamo capito con il sindaco che non potevamo perdere questa occasione, che sarà un grande momento di convegnistica per la nostra città, un momento di arrivo ma anche di partenza. Di arrivo perché è un grande momento culturale, ma di partenza perché speriamo che sia il primo di tanti eventi TED, che rappresentano un terreno fertile di riflessione, di ascolto di tante storie di personaggi importanti per guardare al futuro, per i nostri giovani e non. E si terrà a Villa Vitali, in un posto magico che ci permetterà di essere orgogliosi del nostro Fermano e di guardare il mondo da casa nostra.